No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi, come avrete letto dal titolo, video sui prodotti che ho finito nell'ultimo periodo e sono parecchi, devo essere sincera. Come sempre mi dico, quando 4-5 prodotti filmo il video in modo da non annoiare e poi mi dimentico e abbiamo sempre un sacco pieno di cose. Allora, quindi direi di iniziare subito senza perderci in chiacchiere. Vi chiedo scusa se mi vedrete un po' sfatta, ma a parte il rossetto che ho un po' riapplicato, sono truccata così da questa mattina. Solo che se non filmo il video stasera non lo filmo più e mi dispiace. Quindi partiamo. Prima di parlare dei finiti beauty, vi mostro come al solito quelle due o tre cosine che ho terminato che beauty non sono. Allora, in primo luogo ho finito i soliti incensi. Il brand, come sapete, è Satya, lo acquisto su Amazon, ce n'è di tantissime tipologie diverse. Io avevo acquistato una box con tantissime confezioni all'interno. Questa volta abbiamo utilizzato Meditation, quindi un incenso pensato per la meditazione, anche se in realtà io e Dani lo accendiamo soprattutto alla sera, dopo aver sparecchiato, per profumare l'ambiente, visto che cucina e sala sono divisi a metà, hanno una parte in comune, per profumare, specialmente quando cucino qualcosa dal sapore e dall'odore forte, per poi rendere gradevole ecco, l'atmosfera. Quindi loro ci sono piaciuti, ma non rientrano tra i nostri preferiti in assoluto. Diciamo che ovunque andiate a parare con Satya, secondo me cascate bene, perché un incenso che non ci è piaciuto non l'abbiamo mai trovato. Però questo buono non tra i miei preferiti. Tra i miei preferiti ce n'è uno rosa, uno nero e non mi ricordo qual è l'altro, però insomma questo buonino, niente di eccezionale. Poi abbiamo finito questo profumatore per ambiente di Avemay. Questo era nella fragranza Lisbona, ecco, invece per quanto riguarda Avemay io non collaboro col brand, magari sono tutte cose che acquisto con i miei soldi, io li trovo sensazionali, mi è capitato anche di regalarli e appena io lo ho all'ingresso, in genere lo tengo nel mobiletto all'ingresso e appena entro a casa c'è questa bella fragranza, c'è questo bello odore di pulito che mi piace tantissimo. Quando poi lo termino, come in questo caso, butto nel vetro la confezione sotto e queste bacchette che sono ancora un po' bagnate le vado a riporre nei cassetti. Quindi può essere i calzini, le mutande, l'intimo, tra i maglioni e mi profumano tantissimo l'armadio, quindi io questa cosa ve la consiglio sempre. Non vi saprei consigliare una fragranza su Avemay, ma qualsiasi fragranza mi ha fatta impazzire. Sono fragranze veramente pensate, con una piramide olfattiva per nulla scontata, anzi sono tutte fragranze ricercate e una più buona dell'altra. Tra le mie preferite Santorini, più per il periodo estivo, ma la sto bruciando anche adesso una candela in camera mentre leggo alla sera. Persia, assolutamente, ma sono sincera, sono tutte buone. Anche questo, proprio tipico estivo, una profumazione più estiva, molto buona. Quindi io ve le consiglio, vi consiglio sia questi, sia le candele grandi, perché profumano molto bene l'ambiente. Quelle piccoline, ad esempio in camera da letto, io mi metto dopo cena nel letto, mi metto a leggere, l'accendo, quando Dani sale, mi dice si sente come, io forse mi abituo e non la sento più dopo un po', però sicuramente quelle grandi, se il vostro intento è quella di profumare un piano, una zona, sono da preferire. E poi ho qua solo il tappo perché ho già buttato la candela, sono queste di Woodwick e anche loro ottime, queste profumano tantissimo, sono ottimo ed regalo, hanno una linea elegante, raffinata e ci sono diverse forme disponibili, questa è quella ovale ed è bella perché ricrea un caminetto,
Lo stoppino è in legno e produce un suono che ricorda quello della legna che arde nel camino. Quindi, soprattutto alla sera, quando leggo, questa cosa non potete immaginare quanto mi rilassi. Purtroppo io a casa non ho né la stufa né il camino e mi devo accontentare della candela, però è meravigliosa. Per contro, se magari siete a una cena, state facendo una cena in casa o state guardando la TV, magari questo ticchettio vi può distrarre. Non lo so, io lo apprezzo tantissimo e trovo queste candele di ottima fattura. Tra l'altro, aspettate che vi faccio vedere. Eccola qua. Allora, l'anno scorso, scusatemi, con i saldi di gennaio ho acquistato questa e non riesco a trovare più la profumazione, purtroppo, perché no, non c'è scritta sotto, non so se sia un errore, comunque non lo ricordo più, ma sa di festa, di Natale, di cannella. È avvolgente, poi non l'ho più usata perché l'ho presa nei saldi, stavo bruciando altro. C'è stata la primavera, l'estate è rimasta lì, ma io non vedo l'ora. Questa, ad esempio, è una linea completamente diversa, ma lo stoppino è sempre in legno e riproduce sempre questo suono. Tra l'altro è piccolina, io questa sicuramente la metterò in camera da letto, sicuro. Crea un'atmosfera meravigliosa. Va bene, passiamo al beauty. Allora, cosa ho terminato? Ho terminato eoni fa questo bagno di schiuma shower oil di L'Occitane. La linea è quella alla mandorla, Amande, e è sensazionale. Ve l'avevo messo in un video dei preferiti e confermo. È un prodotto pensato per detergere il corpo, ma in maniera molto delicata. Quindi voi andate a bagnare il corpo con l'acqua tiepida e sulla pelle calda e bagnata andate a massaggiare questo prodotto. È sotto forma di olio, ma poi con il contatto con l'acqua il calore si emulsiona e viene fuori una cremina. Vi lascia delicatamente profumati perché non è un profumo invadente, è delicato, ma a me piace perché mi dà poi la possibilità di usare al di sopra la crema o il profumo che più preferisco. È una fragranza assolutamente unisex, molto gradevole, ma soprattutto vi lascia la pelle morbida come quella di un bambino. È difficile che io vi dica sì, spendete tanti soldi per un bagno schiuma, perché in genere, ma in questo caso mi permetto di dirvelo, di fare questo investimento, soprattutto se avete una pelle particolarmente secca, che tende ad squamarsi magari nel polpaccio, nelle gambe, nelle braccia, provate questo bagno schiuma perché vi cambierà la vita, sempre tra virgolette, è chiaro. Ne sto provando un altro di Rituals, che ha questo claim shower oil, quindi un prodotto per detergersi in olio, ma assolutamente non è allo stesso livello di questo dell'Occitane, assolutamente. Lo continuerò a provare, lo sto portando a termine, vi aggiornerò, ve ne parlerò. Non è un cattivo prodotto, ma non è tanto idratante e coccoloso quanto questo. Mi hanno parlato benissimo anche di altri prodotti similari, come quello di Biotherm, se non erro, ma non l'ho ancora provato. Termino quello che ho in casa e poi però lo acquisto perché voglio vedere se in effetti è lo stesso prodotto dell'Occitane oppure no. Consigliatissimo, costoso. Io l'avevo preso su Pinalli con un 30%, però a mio avviso ne vale la pena. Poi questo era un 500 ml, mi è durato mesi. Sempre per la doccia ho terminato questo scrub salino di Pupa. È lo scrub rivitalizzante energizzante della linea Home Spa e me l'ha regalato a Natale una mia collega. Il profumo è veramente gradevole. Io in genere non amo le fragranze agrumate, ma questo è un agrumato dolcino, veramente delizioso. E quindi mi piaceva questa fragranza non solo al mattino, ma vi devo dire la verità anche alla sera. Avevo proprio voglia di fare questo scrub. Altra cosa, io non amo lo scrub salino, infatti quando ho letto ho detto mannaggia, però è un regalo, va bene, lo proviamo. Invece mi è piaciuto tantissimo, tantissimo,
perché nonostante fosse uno scrub salino, i grani non erano troppo spessi, si massaggiava bene sul corpo, è sicuramente uno scrub vigoroso, quindi se vi piacciono gli scrub, i gommage, non fa per voi. È uno scrub vigoroso, ma non troppo aggressivo sulla pelle. E mi lasciava una pelle liscissima, tra l'altro questo sale è miscelato con degli oli, quindi la pelle rimane veramente morbida, setosa, ma non straunta, quindi questo assolutamente sì, anche perché poi passavo col doccino e risciacquavo un po'. Mi è piaciuto tanto da tutti i punti di vista. Io non amo gli scrub salini, però perché prima o dopo non mi posso depilare, altrimenti vedo le stelle. E quindi lo devo fare in un momento in cui appunto faccio la doccia, ma non uso il rasoio e allora va bene. Devo avere un po' di accortezza, per questo preferisco altri tipi di scrub, ma questo era molto efficace, bello, ben formulato secondo me. Vado random in base a quello che mi capita. Bocciato questo struccante di Clinique, ve ne ho già parlato nel dettaglio, vi ho già spiegato il perché nel video sui top e flop del periodo. Io lo trovo per me troppo unto, troppo pesante. Non è come massaggiare sul viso asciutto un burro o un olio, perché essendo un bifasico va shakerato, poi lo mettete sulle mani e non riuscite a emulsionarlo. L'ho provato anche su un dischetto, decisamente meglio, però io non amo usare dischetti perché li trovo sicuramente più aggressivi che un massaggio fatto con le mani, soprattutto nella zona perioculare. A me il dischetto, anche quelli di cotone morbidi, riutilizzabili, a me comunque alla lunga danno fastidio, va bene per un periodo di tempo limitato, come può essere una vacanza, ma non sempre. E comunque poi per rimuoverlo dovevo detergermi una, due volte, aiutarmi con un panno e mi sentivo comunque qualcosa che rimaneva sulla pelle. Mi dà fastidio, per me è un no. È un sì, tranne che per la fragranza, questo balsamo per capelli di Ecos che io ho trovato da Tigotà. L'ho acquistato perché avevo curiosità di provarlo e poi ho detto un 75 ml anche per i viaggi, per gli spostamenti può essere comodo. L'avevo utilizzato, ne avevo ancora metà, mettendo un po' d'ordine ho detto lo utilizzo anche perché non so se quando ripartirò e quindi per non farlo diventare vecchio perché era già aperto da un po' l'ho terminato. Allora, questo è un balsamo per capelli con succo di aloe biologico e è un balsamo meraviglioso che districa perfettamente i capelli, ne basta una noce, quindi non ha nulla da invidiare a dei balsami che biologici non sono, quindi con inci diverso, quindi con siliconi, eccetera. Sapete che io li uso senza problemi, però voglio dirvi che se volete passare al mondo naturale, ecco, questo secondo me va benissimo perché non riscontro differenze rispetto a un balsamo classico. L'unica cosa che non me lo fa amare alla follia, altrimenti sarei corsa a riacquistarlo per come lascia il capello e per come lo fa districare bene, come lo districa bene, è la fragranza, perché non ha una fragranza particolare, né fresca, né dolce, né agrumata. Non sa di tanto e non mi piace moltissimo, sono sincera. Invece io amo che il balsamo e la maschera, essendo gli ultimi step, siano un po' profumati per lasciare anche il giorno seguente magari un po' di profumo al capello. Questo no. Ecco, è l'unica pecca, altrimenti sarebbe un prodotto davvero ottimo. Per quanto riguarda il viso, sapete che ho utilizzato queste maschere della Dr. Jart che mi sono state inviate da Stilvana. Questa è la Vital Hydra Solution ed è una bomba. Se avete la pelle secca, disidratata, fatevi una leggera esfoliazione in modo da eliminare le cellule morte e andate con questa maschera e vedrete che vi cambierà la pelle. Chiaro, è una maschera monouso, quindi magari il giorno dopo avrete una pelle bella, idratata, polposa, poi l'effetto svanirà. Però come trattamento urto, secondo me questa è ottima. Io ve le raccomando di cuore. Tra l'altro, se vi può interessare, ero intenzionata a filmare un video
con ad esempio top 5 prodotti per pelle secca e disidratata, perché come sapete la mia pelle diventa secca e disidratata in estate, io vado controcorrente forse per il posto in cui vivo, mentre in inverno una pelle normale mista perché si lucida nella zona centrale del viso. Perciò quest'estate ho testato un po' di prodotti per pelle secca. Visto che invece la maggior parte delle persone utilizzano più prodotti più corposi, più nutrienti, più idratanti nel periodo invernale, ho pensato che filmato adesso questo video potrebbe esservi utile, perché ho trovato delle chicche, sia per quanto riguarda le maschere monouso, e torneremo a parlare di queste, sia per quanto riguarda però anche creme viso, contorno occhi, tonici, perfetti secondo me per una pelle secca. Ho scoperto a mio avviso delle chicche e vorrei parlarvene se vi può interessare. Però queste super consigliate, a me è stata inviata una piccola scatolina con 5 maschere e secondo me vale la pena, perché così potete fare un trattamento un pochino più prolungato. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, ho finito questo latte detergente che mi era stato regalato per il compleanno. Il brand è Derman Oil, però non ve ne parlo particolarmente perché è una piccolissima realtà locale e non saprei indicarvi dove acquistarla perché mi è stato regalato e non penso abbiano un sito online. Qua purtroppo non vedo nessun riferimento a un sito internet. È un prodotto sicuramente validissimo, estremamente delicato. Io lo utilizzavo al mattino sul viso asciutto appena svegliata, erogavo una quantità di prodotto, tra l'altro mi è durato moltissimo perché è un 200 ml, lo massaggiavo bene sul viso e sciacquavo via. Mi rimaneva la pelle morbida, per nulla stressata, sapete quella pelle che tira, che prude? Assolutamente no. Fragranza delicata, però io sono onesta, non amo i latti detergenti. L'ho usato così per una detersione delicata al mattino, giusto per eliminare un po' di sebo che può essersi formato durante la notte, o magari qualche residuo della skincare che non si è assorbita completamente, andava bene, l'ho utilizzato fino alla fine con piacere. Però il latte di detergente è una tipologia di prodotto che, ahimè, non sono solita utilizzare. Come altro detergente invece ho finito questo della Vichy, Pureté Thermal, scusatemi, ma io il francese proprio non lo so, era un 15 ml, se mi seguite lo sapete, l'ho portato in vacanza in Danimarca, l'ho utilizzato al mattino per detergere il viso, qua c'è scritto che è un gel fresco per pelle sensibile senza parabeni. Ora, è un gel fresco? Sì, perché dava proprio la sensazione di freschezza e anche la fragranza, ma alla fine della settimana io sentivo che la mia pelle di questo prodotto non ne poteva più. Io non l'ho trovato assolutamente, non l'ho trovato adatto ad una pelle sensibile e infatti qua leggo che ha ad esempio la fragranza, il profumo, e no, non vedo alcol, però io sono sincera, non mi è particolarmente piaciuto e non andrei in farmacia ad acquistarlo, soprattutto se come me avete una pelle sensibile. Io non l'ho apprezzato particolarmente perché lo sentivo aggressivo, dopo un po' sentivo appunto la pelle tirare. Finito a malincuore, una tragedia, anche se poi ho usato un contorno occhi che mi è piaciuto e ve ne parlerò, senza infamia né lode, e adesso ne ho scoperto un altro ottimo. È questo di Purito, vi ho fatto una testa così, inutile che io vi ripeta, lo trovate su Stilvana, il brand appunto è Purito ed è il contorno occhi alla centella, quindi centella Green Level Eye Cream, è appunto questo tubicino da 30 ml, quindi il quantitativo di una crema viso, mi è durato praticamente un anno applicandolo mattina e sera. Perciò, ecco, sappiate che se lo acquistate vi terrà compagnia per tutto l'anno. E mi è piaciuto tantissimo perché mi illuminava la zona, ma non ha all'interno nessuna pagliuzza e soprattutto nessuna perla. Non è come quello di Origins che illumina, grazie, illumina, è pieno di perlescenze, per forza, è come darsi l'illuminante nel contorno occhi.
sicuramente illumina, o come quello di Hello Body che sapete ho terminato, tra l'altro ne ho ancora una confezione. Sì, illuminano, ma non perché vi rendano il contorno occhi più idratato e nutrito, ma perché hanno delle perle dentro. Questo no, questo assolutamente non ha nulla di ciò, però il contorno occhi appare da subito, dalla prima applicazione, più disteso e luminoso. Lo applicavo anche sotto il make up, non mi ha mai dato problemi, fastidi, qualsiasi fosse il correttore. E 10, consigliatissimo. Poi ho terminato uno dei miei burri struccanti preferiti di sempre e per sempre, è nella mia top 3 sicuramente, al primo posto forse c'è lui, è di Pharmacy ed è il Green Clean. Lo trovate su tantissimi siti, Look Fantastic, Cal Beauty, Sephora, eccetera. E avete la sua spatolina per prelevare il prodotto e qua c'era il prodotto che è verde e mi piace da morire, mi piace la fragranza, mi piace come si massaggia sulla pelle, ne basta poco, scioglie qualsiasi cosa, anche il trucco waterproof, non mi fa bruciare gli occhi, non mi appanna la vista. Io poi con un panno umido, inumidito con acqua tiepida, andavo a eliminare tutti i residui del make-up. Non mi sono mai svegliata con ancora residuo di mascara o di altro, quindi veramente strucca alla perfezione, non irrita la pelle, meraviglioso. Lui, insieme, se parliamo di burri, a quello di Amish, sono i migliori che io abbia mai provato personalmente. Sempre parlando di struccaggio, ho da mostrarvi due panni. Uno è questo, sono dischetti che si possono usare più volte. Questo è che si fa, c'è scritto con la K, ma me l'ha regalato un'amica, è una kit. All'interno ci sono diversi, c'erano diversi dischetti come questo, alcuni ancora più morbidi e una sponge. L'ho usato tanto, adesso è diventato ruvido sulla pelle e quindi lo cestino. Io li lavo ad ogni utilizzo passando un po' di sapone di Marsiglia, tornano subito pulitissimi, e poi una tantum ogni 10 giorni più o meno facevo un lavaggio in lavatrice. Mi è durato moltissimo, ma è il momento di salutarlo. Tra l'altro sono comodi questi formati anche da portare in viaggio, perché appunto non occupano molto spazio. Io boccio quello dell'estetista cinica, che è questo, non perché non sia morbido o performante, perché mi aiutava benissimo a eliminare il residuo di make up eccetera, nulla da dire, morbido sulla pelle, delicato, anche questo ce l'ho da circa un anno, è il momento di buttarlo, anche perché l'ho messo in lavatrice con qualcosa di nero e me l'ha leggermente tinto. Non è questo il problema è che prodotti tipo questo, tipo il guanto di Glove che sto usando adesso, tipo quello di Gofu per capirci, sono piccini, quindi io riesco con una saponetta ad ogni utilizzo a farlo tornare pulitissimo. Questo è un lenzuolo, io tutte le sere mi mettevo a lavare questo coso qua, poi cercavo di usarne solo un angolino per lavare solo l'angolino, però era una fatica, un disastro. Cioè, secondo me questo non è adatto, ci vuole una cosa piccina per questo lavoro, quindi non lo ricomprerei più assolutamente. Cosa abbiamo ancora? Allora, abbiamo ancora, ho finito questa protezione solare di Hawaiian Tropic, che avevo già utilizzato in passato, è un fattore di protezione solare 30 UVA UVB. E qual è la particolarità? Che era una crema non bianca ma leggermente colorata. Ora, non è che se siete bianche cadaveriche come io a giugno vi fa diventare abbronzate, però diciamo che aiuta un po', perché otticamente le prime volte che ci si mette in costume non è che, insomma, sia un grande spettacolo se avete la carnagione chiara come la mia, io mi si vedono le vene, sono proprio grigia. Dando questa protezione solare avevo un aspetto un po' più umano, e anche se assolutamente non macchia, questo assolutamente no, carina, molto carina. Infatti quest'anno l'ho riacquistata e l'ho terminata, la utilizzavo soprattutto su gambe e braccia perché è un fattore 30 o per le riapplicazioni. Adesso praticamente ne ho praticamente finite altre due,
Vediamo se in questi giorni riesco a prendere ancora un po' di sole e a portarle a termine per non ritrovarmele poi a giugno, perché quelle viso le uso tutto l'anno, quindi non è un problema se ne avanza. Quelle corpo poi dovrebbero stare fino all'anno prossimo lì aperte, mi spiacerebbe. Comunque, penso nel prossimo video che le vedrete. Hawaiian Tropic è comunque un brand col quale mi sono sempre trovata bene. Ho poi finito questo shampoo di Airburst che ho acquistato sul sito ufficiale con una scontistica del 20% che si sommava a quella promozione che fanno ogni tanto, compri uno e te ne spediscono due. Infatti ho il suo fratellino in doccia quasi a metà. Questo è lo shampoo per capelli. Per lo scalpo oleoso e sapete che purtroppo io ho la cute che mi suda e si sporca velocemente. Un ottimo shampoo, buona fragranza, l'ho usato volentieri, mi detergeva bene la cute senza però seccarmi eccessivamente le lunghezze. Sto usando anche l'altro, infatti, con soddisfazione. È miracoloso? No, però è un buono shampoo. Preferisco a questo quello della linea Detox di UI. Però ha anche tutto un altro prezzo, quindi diciamo che questo va bene. Quello là è proprio un di più se si trova con un forte sconto. Oggettivamente lo trovavo più valido, ma ha anche un altro prezzo. Questo comunque lo consiglio. Ho in doccia anche il suo balsamo, ma finisco sempre prima gli shampoo del balsamo, specialmente adesso che ho il capello piuttosto corto. Nì, quello devo dirvi la verità, ve lo anticipo, nì, senza infamia né lode. Paradossalmente trovo che districhi molto meglio questo di Ecos rispetto a quello di Airburst. Devo metterne una generosa quantità per districarli e pettinarli senza fatica, mentre con altri balsami me ne basta una falange per tutti i capelli. E anche la fragranza è dolcina, sa di cocco, ma non è delle mie preferite, insomma, nì. Poi ho terminato questo olio corpo di Yves Rocher, era uscito allo scorso Natale in edizione limitata, che io sappia, però non sono molto aggiornata, e me l'aveva regalato mia zia in due confezioni. La prima l'ho usata l'anno scorso, la seconda quest'anno, adesso non ne ho più purtroppo. Dico purtroppo perché la fragranza mi piaceva tantissimo, era ad argan e rosa con questi petali. L'avete già visto nei miei video, non mi dilungo perché purtroppo era un'edizione limitata, però se lo riproponessero quest'inverno per Natale lo riacquisterei. Mi lasciava la pelle bella morbida e con questa fragranza che ho adorato. Sempre di Airburst ho finito lo shampoo a secco in questa mini taglia, ne ho un'altra. Che mi sono portata anche in vacanza, è completamente finita. Mi è piaciuto un buono shampoo a secco, non lasciava molta scia bianca, si pettinava bene, andava via facilmente, il capello rimaneva pulito, volumizzato, non male, assolutamente non male. Poi ho terminato queste bende saline, il brand è FGM04. Bendaggi corpo salini, io li ho presi sul sito anche qua con uno sconto di un influencer made in Italy e sono esattamente come quelle dell'estetista cinica, quindi penso che se quelle dell'estetista cinica vi piacciono potrebbero piacervi altrettanto queste, diversamente no, sono banalissime bende saline, dipende quella che economicamente vi conviene di più. L'unica cosa è che nel kit dell'estetista cinica è compreso il cartene, il pantalone in cartene, in questo no. Quindi occhio, perché magari voi ordinate le bende e poi dove vi mettete? Ora io per fortuna avevo diversi pantaloni in cartene a casa e quindi l'ho fatti tranquillamente, ma se no rimanete fregati. Quindi ecco, tenete a mente questo, che non ci sono i pantaloncini e sgocciolate, quindi serve per forza qualcosa di ulteriore per poterli fare. Comunque buoni, magari dopo una cena particolarmente ricca, il giorno dopo se vi sentite gonfie con le gambe pesanti, soprattutto nella zona della pancia, mi aiutava a drenare un pochino tutto qua. Ecco, ultimo prodotto, ah no, sempre un altro Ultra Dry Salino, ne ho fatti due. Sapete cosa? In estate mi piace tenerli in frigo e per me sono una coccola. Ora, non ritengo che se
avete problemi di circolazione o di ritenzione, questi ve li risolvano. Però sapete, soprattutto se fate un lavoro per il quale state tante ore in piedi, ferme, col caldo, l'umidità, l'afa di quest'estate, queste sono davvero una coccola, perché arrivate alla sera, vi mettete queste bende che io appunto lascio un pochino in frigo, quindi belle fresche. Io le applico, diciamo, da sotto il ginocchio in su, quindi modello ciclista, diciamo, perché la caviglia io l'ho sempre piccola, non mi si gonfia mai, ma mi dà più fastidio la pancia, quindi le applico bene sulla pancia, sul gluteo, sulle cosce, mi metto sul divano, mi rilasso, magari con le gambe leggermente sollevate rispetto al busto, e io mi sento una persona nuova. Quindi sono quelle cose che non uso naturalmente ogni giorno, ma una tantum all'occorrenza. E ultimi due prodotti, poi direi che vi saluto, penso di avervi mostrato tutto, mi sarò sicuramente dimenticata qualcosa, sto finendo tanti prodotti, ma è inutile, se no ogni volta aspetto e il video non lo filmo mai. Ho ancora questo scrub, talasso scrub rassodante di Collistar, era un campioncino, l'ho portato in vacanza, l'ho utilizzato zona fianchi, glutei, due volte, se ricordo bene, mi è piaciuto da morire, da morire. Anche qua, non amo gli scrub salini, ma questo, diciamo che questa è la versione medium cost di questo qua. Anche se in realtà io penso che questo di Collistar, tra l'altro le confezioni sono belle grandi, quindi il prezzo si ammortizza, con uno sconto non sia proibitivo. Questo, ripeto, talasso scrub rassodante. È rassodante? No, cioè, no, se non facciamo sport non possiamo pensare di avere il gluteo sodo e tonico, però la pelle che mi ha lasciato questo scrub, setosissima, meraviglioso, su questo ci farò un pensierino. Poi ancora di Cloran, questo campione di maschera, ne ho portate 5 buste, secondo voi quante ne usate? 2. Porto sempre, per quanto io negli anni abbia ridotto, porto sempre più cose del necessario. Questa è una maschera nutriente e riparatrice al burro di Kupuasu bio, 96% di ingredienti naturali. Io l'ho usata post shampoo, ho cercato di lasciarla in posa un po', magari mentre passavo rasoio eccetera, o mentre facevo lo scrub corpo, e l'ho usata così. Ma si può usare anche come maschera notte, quindi un bel impacco da tenere su per diverse ore, o a capello asciutto se avete un capello particolarmente crespo che ha bisogno di nutrimento. Io un capello fine che tende a sporcarsi, quindi no, non potrei farne quest'uso. L'ho usato così, mi è piaciuta molto, 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 molto. In abbinata con il suo shampoo ho proprio notato che i miei capelli hanno gradito, quindi ve la consiglio. Ultimissimo prodotto, un campioncino di profumo che avevo portato in una vacanza precedente quando ero stata in Toscana, e è della Vie Belle, ma è un flanker e si chiama En Rose, quindi una variante sicuramente con aggiunta di rosa, e mi è piaciuta molto. A me piace anche il classico, la Vie Belle, tra i profumi commerciali uno di quelli che più mi piace, e questa variante è una variante più primaverile. Mi è piaciuta e penso che sia un profumo che possa incontrare, diciamo, andare incontro ai gusti di tanti. Un profumo prettamente femminile, che con questo non vuol dire che possono indossarlo solo le donne, è solo per descrivervelo, molto femminile, floreale, ma anche sexy allo stesso tempo. Non mi dà di una donna, non mi dà l'immagine di una donna e una figura angelicata, eterea, no, mi dà l'idea di una donna curata, femminile, e che sa anche il fatto suo. Diciamo che dietro questo aspetto, no, così bon ton, celi poi in realtà questa vena un po' sensuale. Ecco, se dovessi descrivervi, niente male. Soprattutto però lo vedo per i mesi più primaverili, inizio estate, quel periodo dell'anno lì. Va bene, spero di non avervi annoiati. Grazie per essere stati con me, grazie se siete arrivati fino alla fine. E ricordatevi, se vi fa piacere e non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima.
No.